Come ti sembra meglio? Ma che ne so, dai, lo sai che non capisco queste trovate. Oh, io lo odio questo coso. È un mese che mi esercito tutti i giorni. Training fisico, psicologico. E faccio la mimica del serpente, cerco la voce del serpente, cerco il corpo del serpente per capire come muovere questo coso. Ma come gli è venuto in mente? Ti capisco, però Cleopatra si è uccisa con il serpente, quindi alla fine ha una sua dignità, è un personaggio, no? Capito, ma non potevano farmi fare un'ancella? Vabbè, dai, prendila come un'occasione. Hashtag sangue e sudore sul palco. Sì, vabbè. Signori, la mezza. Grazie. Scusa Pietro, dobbiamo parlare. Sì, un attimo che bevo che sono proprio disidratato. Ecco, forse non dovrei dirtelo io, ma il tuo personaggio così non può andare. In che senso, scusa? Oddio, cosa hai capito? Non è mica come una questione di interpretazione, quella manco la calcolo. E quindi cosa? È proprio una questione di sostanza. Non capisco. Sudi troppo. Lo so. Ecco, cerca di non farlo. Scusa? Sudi troppo in continuazione. Marcantonio non suda, è un personaggio più freddo. Non puoi sudare per 3 ore di spettacolo. Va bene, bella, solo che è il 15 di luglio e io sono in una pelliccia. E non mi interessa, cerca di non farlo. Me lo stai logorando questo bel pellicciotto sintetico. Ok, come faccio? E non lo so, sei tu l'attore. Va bene, però allora forse mi sfugge un particolare, perché Antonio è il padre di Shakespeare, così come immaginario. Dico, sarebbe ambientato in Egitto, forse anche da copione, ma non lo so perché leggo solo le mie battute. Dove vuoi arrivare? Forse anche in Egitto a un certo punto arriva l'inverno, però voglio dire, proprio le pellicce, ecco, diciamo, mi immaginavo un tipo di abbigliamento diverso. Ecco, certo, lo sapevo. Che cosa? E tu smettila con sto serpente! No, senti, io mi devo esercitare, ok? Siete dei piccoli attori, piccoli, ignorantelli e supponenti che non comprendono il chiasmo intrinseco di questa scelta estetica del contrasto che si esplica in un'ossimorica costumistica disturbante e totalizzante che vuole creare un non acclimatato intimistico disagio. Io non ho capito una parola se non disagio, e quello certo non manca. Hashtag disagio totale costumi. Signori, il quarto. Grazie. Amore, ero già quasi pronto quando il lavandino ha iniziato a buttare fuori acqua, detriti, muschi, licheni. Scusate ragazzi, mi dispiace disturbarvi. Ma ci fa piacere. Grazie, grazie. Allora rimango qui così ascolto un po' di musica per rilassarmi. Ah, intanto voi continuate a fare le vostre cosine, i vostri riti. Beh, comunque non è giusto. Ma cosa? Io non ho capito, ci sono un sacco di attrici a questo mondo perché l'avete preso lui per fare la parte di Cleopatra, non lo so. Guarda che è un interprete eccezionale. Sì, ma è un uomo. Ma in scena, l'illusione è incredibile. Oh, sì, sì. E non solo in scena, No, nel senso, da questa angolazione, se socchiudo un po' gli occhi, è anche meglio di tante donne che conosco. No, escluse le presenti, ovviamente. Tu stai dicendo che io non sono stata presa in considerazione per la parte di Cleopatra perché sono un cesso! Dai, su, non te la prendere. Tu sei perfetta per il ruolo del serpente. Il serpente? Sì. Che non parla. È un serpente. Non si vede neanche. Oh, però è l'unico candina. Sì, non ho neanche capito perché. Cioè, io non esisto. Non esisto, capito? Sono schiava di un pupazzo maledetto! Oh, vedi, trattarlo bene, che domani ci serve quella pomeridiana del libro della giungla. Ah, già che domani mi tocca fare la pantera nera. Mi specializzerò in interpretazioni zoofile. Comunque no, non è giusto, la drammaturgia è ingiusta. Cioè, testo, 28 personaggi, ruoli femminili, 3? Cioè, se poi anche quei 3 li fate fare a degli attori maschi dalla femminilità ambigua, cioè a noi ci rimangono proprio i ruoli da serpente, scimmia e pappagallo! Ma no, cara, anche cespugli e alberelli. Batteria scarica. Ma scusa? Attenta, cara, ti sprizza veleno da ogni poro. Comunque sei perfetta, nella parte della serpe. È incredibile! Cosa? Armando non suda! Oh. È la gioia di ogni costumista. Grazie, grazie, grazie. È solo una questione di controllo sugli umori corporali. Che schifo, ma come fa? Ma che ne so. Signori, 5 minuti. Grazie. Comunque, mia cara Daphne, non potrei che desiderare te come costumista. Oh, caro, è un piacere lavorare con te. Ti ricordi quando abbiamo fatto la Maria Stuarda di Schiller? Sublime, con quel manto di ormellino. Allora, sapete che a breve lavoreremo di nuovo tutti insieme. Ma che bello! Che fortunaccia! Cosa? E ci sono dei serpenti? Nell'Elena di Euripide. Ah. E tu farai?
Elena di Troia. Certo. Comunque al provino ho sbaragliato tutte. Tutte. Lo immagino. Certo che voi però, giovani attrici emergenti, non sapete valorizzarvi. C'è poi chi come me è condannato alla bellezza. Allora è ovvio che non c'è scampo per voi. O forse si tratta di scelte artistiche discutibili e di cattivo gusto date dalla convenienza. La convenienza è propria solo di certe offerte da discount. E al discount non troverai mai un buon prodotto per il contorno occhi. Scusa. Direttamente da New York, cara, provalo. Lo usa anche Carolina Crescentini. Non ne ho bisogno. Non scherzare, cara. Non sto scherzando. Gaia, copriti ste occhiaie e taci. No, scusate, ma quali occhiaie? Quali occhiaie? Armando, tesoro mio, ricordami che devo prenderti le misure per l'Odissea che faremo a fine stagione. Oh, certo, tesoro. Possiamo farlo domani? Chiaro. Ma scusa, perché sei anche nell'Odissea? Sì, praticamente adesso mi vogliono ovunque. Ah, ma dai, ma ci vedremo anche lì allora. Che cosa farai, Circe Penelope? No, è un ruolo maschile. Ah. Commovente! E che ruolo è, scusa? Odisseo. Come? Correttore occhiaie anche per te? No, credo di aver capito male. No, è proprio un correttore. Sì, ma ci deve essere un errore. Effetto coprente miracoloso. No, ero in parola io per il ruolo di Odisseo. Oh, che spiacevolezza. Ma sai, parole, 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 come dice Amleto. Oh, come dice Mina! Parole, parole, parole. Parole, 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 soltanto parole, parole d'amore. Daphne, visto che il regista non si è degnato di farmi sapere niente, ma per che ruolo mi stai prendendo le misure allora? Pietro. Ah, Polifemo. Polichi? Ciclope, mostro gigantesco con un occhio solo. Ah, bello. Certo che se tu leggessi i copioni. Almeno a me questa volta tocca la parte di una delle schiave di Circe. Oh. Ma dai, è un bel ruolo. Comprimario, ma è un bel ruolo. Una bella esperienza comunque, credo, no? Ma poi non lo so perché non mi è mai capitato. Ma cosa? Fare ruoli secondari. Ah. Eh sì, tuo protagonista o niente, ti adoro. Ma... ultima pipì! Ma sei scemo, cosa stai facendo? Non sto facendo niente. No, mi stai facendo piedino sotto il tavolo. Piedino? Se piacesse! No. Ma figo! E no, perché qui sei in preda proprio, a delle bolle. No, cosa? Me lo stai facendo tu? No! No, ma no, capisco, capisco no, perfettamente. Ma la frittata perché... Adesso parte l'hashtag no, viziosetta. No, sì, sì, oddio, te lo dico io. No. Ah, ma cosa... Starà provando per l'ennesima volta la scena della sua morte. Un atto unico. Sì. No, no. Bravo, naturale, si composto, mi sei piaciuto. Magari teniamo un po' di energia per quando andiamo in scena davvero, eh? Lascialo perdere, è un egocentrico. No, Pietro. Dov'è il serpente? Se lo sai. No, stava qua. Non lo so, io non l'ho toccato. Scherzo, ma no, mi fa schifo toccarlo, ti pare che no, te lo prendi? No, veramente. E vabbè, allora si è alzato e è andato a strisciare con le sue spire nel deserto. Dai! Bravo! Bravissimo! Complimenti! Bis! Sì, adesso alzati però. Armando? Oh mamma! Armando! No, vabbè! È incredibile, eh! No, impossibile! Ecco che cosa ti stai dicendo prima! È successo! Che cosa è successo? Attore ucciso da serpente finto? È avvenuto il transfert. Il transfert! Dal mio subconscio il serpente si è animato come un golem, ha
hai fatto ciò che io desideravo nel mio più intimo, insondabile, nascosto pensiero. Intimo, insondabile, nascosto, ma adesso come lo giustifichiamo il corpo? Vieni, Sena! Grazie! Grazie. Ah!